Il Friuli Venezia Giulia, che è una regione periferica in Italia, in realtà è centrale rispetto all'Europa, è centrale rispetto a una partecipazione degli eventi culturali di tutti i paesi nel circondario. È necessario immaginare delle strategie per connettere il tessuto culturale del campo delle arti visive di questo luogo, di questa regione, con quelli attorno, e rompendo questa forma di isolamento. Un simposio per fare il punto sull'arte contemporanea in regione con artisti, collezionisti, galleristi, curatori, critici d'arte, giornalisti, docenti e funzionari. Dopo la prima edizione del 2023, il simposio di quest'anno si intitola Arte contemporanea Friuli Venezia Giulia in dialogo ed è organizzato da ERPAC, l'ente regionale per il patrimonio culturale. I protagonisti sono la Regione Friuli Venezia Giulia, l'assessorato alla cultura e l'ERPAC, l'ente per il patrimonio culturale, che ha voluto nel 2023 a lanciare questo progetto di valorizzazione dell'artista, della ricerca artistica contemporanea. Questo progetto si è sviluppato con una mappatura che poi si realizzeranno delle mostre, no? Naturalmente, perché questo è l'obiettivo, ma l'abbiamo voluto, in qualche modo si è espanso in una serie di simposi. Il primo si è già sviluppato, è stato organizzato lo scorso anno, e quest'anno ci ritroviamo con chi? Con quelli che sono gli attori del sistema dell'arte. Metterli assieme appunto in questo progetto significa capire quali sono le strategie, il modo che il sistema dell'arte progredisce, si sviluppa, si trasforma, anche per poi operativamente capire quanto si può fare per l'arte contemporanea, insomma, ecco, nella stretta attualità. Quindi una due giornate ricca di incontri che questo dovranno sollecitare, insomma, tutto questo che è una sorta di glossario dell'arte contemporanea. Temi del confronto, il sostegno alla ricerca artistica, la formazione, la trasformazione delle metodologie operative, le mostre e lo sviluppo delle relazioni internazionali. Come ha lavorato il Comitato Scientifico e quali sono gli obiettivi che si prefigge? È stato un momento anche di crescita e che ha permesso una ricognizione capillare della situazione dell'arte contemporanea e quindi creativa dell'intera regione. Credo che gli obiettivi che ci siamo preposti siano quelli di passare ora da un discorso di documentazione, quindi di conoscenza di questa piattaforma così ricca, in un discorso invece di tipo operativo, di promozione, diciamo, almeno per quanto riguarda le eccellenze. Credo che questo lavoro nei prossimi mesi, il prossimo anno, troverà veramente anche una forza propositiva e operativa per dimostrare la ricchezza e nello stesso tempo l'estrema contemporaneità per i temi trattati di molti degli artisti presenti nella selezione.